Vuoi parlare tranquillamente di te? Allora, questa mia terra, molto bello, io ho visto una parte del film che è molto bello, è la storia in realtà di un gruppo di persone che... Un gruppo di persone che insieme cercano di, attraverso l'unione, di combattere quelli che sono i codici mafiosi di quella stessa terra in cui sono nati, in cui vogliono continuare in qualche modo a vivere, però in un modo diverso, attraverso un altro modo, attraverso un'altra legge, che è quella del diritto, che è quel diritto di essere persone, cittadini e anche lavoratori, cosa che lì purtroppo difficilmente è possibile, soprattutto per la condizione della donna. Ecco, è un'operazione molto corale. Assolutamente, totalmente corale. Siete ognuno un personaggio, ma ognuno ha una sua storia, assolutamente, un suo percorso. Ma parliamo un po' di te. Che cosa fai nella vita? Nella vita privata? No, nella vita. La vita pubblica e privata, dai. Allora, nella vita, oltre a essere attrice, sono soprattutto mamma. E quella mamma è la cosa che è più bella. E come riesci a conciliare l'amore per... Beh, è abbastanza difficile a seconda del momento, perché ovviamente per un'attrice non è che il lavoro è 24 ore al giorno per 12 mesi l'anno. Ci sono dei momenti in cui ovviamente la testa è tutta sul lavoro e quindi lì è la difficoltà maggiore nel dividersi tra madre e lavoro. Però ci sono anche è giusto che una donna lo sia a 360 gradi, quindi ha la passione del suo lavoro, ma anche la passione e soprattutto la responsabilità di essere madre. Il lavoro più faticoso è sicuramente quello di essere madre, anche perché ne ho due insieme. Beh, meglio, no? Meglio sicuramente. E come si chiamano? Leonardo e Mattia. Due gemelli? Sono due gemelli di 3 anni. Di 3 anni, quindi ovviamente quindi quando, molto, molto quando sgaiattola uno, sgaiattola anche l'altro? Assolutamente, io devo gestire questo rapporto d'amore a tre, che non è mai più univoco, ma è sempre a tre. Però è molto però bello, è più equilibrato, beh. Sicuramente per tutte e tre. Per tutte e tre è molto più equilibrato. Perfetto. Prossime attività future? Non lo so, speriamo presto. Ho dei progetti, ma preferisco non parlarne adesso perché sono ancora tutti. Quindi ancora diciamo sono progetti in proposta e non conclusi. Torniamo un attimo a questo film. Il tuo personaggio in realtà è un personaggio che cerca di far innamorare l'avvocato. Cerca di... Sì, il mio personaggio, beh, Rossana è una donna talmente determinata, ha degli aspetti talmente mascolini che ha dovuto in qualche modo tirar fuori proprio perché in un posto come quello in cui la donna è relegata agli aspetti quelli più marginali, lei fa, diciamo, una rivoluzione dell'aspetto femminile. E quindi lei da donna diventa in qualche modo anche, si deve farsi uomo proprio per affrontare le difficoltà di quel posto e della vita che è difficile proprio perché i codici mafiosi sono tanti, quindi lei ha dovuto diventare anche una parte di sé dove diventare uomo. Bene, perfetto, grazie, tante belle cose e auguri, grazie.